Il XX secolo ha visto sorgere l'alba di un nuovo tipo di guerra. Le macchine iniziarono a dominare il campo di battaglia. Gli assalti tradizionali di fanteria condotti nella terra di nessuno erano destinati a fallire. I fanti non potevano penetrare quel tipo di difesa. Un'agguerrita corsa agli armamenti portò alla nascita di armi ancora più letali. Gli artiglieri all'interno dei carri avevano i pezzi carichi e attendevano l'ordine di fare fuoco. Dietro le linee di combattimento, lo sviluppo di veicoli potenti e innovativi significò la differenza tra vittoria e sconfitta. È certamente uno degli eroi non riconosciuti della Seconda Guerra Mondiale. La ricerca incessante della supremazia militare portò alla nascita di macchine in grado di distruggere l'umanità stessa. Ci si può permettere di fare davvero pochi errori, senza che questi portino a qualche tipo di conseguenza catastrofica. Oggi parleremo di complesse macchine costruite per l'oscuro mondo dello spionaggio, fatto di sotterfugi e inganni. L'alto comando tedesco aveva bisogno di inviare rapporti da e verso Hitler. Decifrando tali comunicazioni era possibile scoprire ciò che Hitler in persona stava pianificando. Macchine in grado di rubare informazioni sotto gli occhi dei nemici. Dal punto di vista spionistico, l'operazione Ivy Bells fu un colpo da maestro. Macchine i cui segreti erano questione di vita o di morte. Se la gente veniva catturato vivo, lo torturavano finché non rivelava più informazioni possibili e alla fine lo fucilavano. Il XX secolo fu un'era di rapidi progressi tecnologici. Una delle invenzioni più significative fu la radio. Cambiò la vita di milioni di persone e anche la natura della guerra. L'invenzione della radio trasformò la guerra. Significava che ora gli uomini in prima linea potevano comunicare direttamente con i compagni nelle retrovie. Chiamando gli artiglieri, nel giro di 30 secondi piovevano proiettili. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la radio assunse anche un'altra funzione, diventando uno strumento vitale nell'oscuro mondo dello spionaggio e del controspionaggio. Per un'organizzazione segreta britannica costituita nel luglio del 1940, la radio divenne fondamentale nella lotta segreta contro i tedeschi dell'Europa occupata. Il nome dell'organizzazione era SOE, Special Operation Executive. Il primo ministro Winston Churchill diede l'incarico all'SOE dicendo: "E ora incendiate l'Europa". Dopo il 1940, Churchill decise di sconfiggere il nemico con delle operazioni clandestine. Invece di combattere sul campo di battaglia, si poteva alimentare la resistenza in Europa e attaccare i tedeschi dall'interno. Gli agenti dell'SOE appartenevano a tutti i ceti sociali, dagli chef agli elettricisti. Venivano addestrati in Scozia e nella tenuta di campagna di Bewley, nell'Hampshire, nel sud dell'Inghilterra. Uno degli strumenti chiave degli agenti dell'SOE era la comunicazione. La radio rappresentava la loro ancora di salvezza. In sostanza, la radio costituiva il principale metodo veloce di comunicazione. Era il loro legame con la vita e la morte. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le radio furono usate sia dai tedeschi sia dagli alleati per trasmettere dati codificati fondamentali. Sapevano che le informazioni inviate tramite queste macchine potevano influenzare l'esito del conflitto. Le radio usate dall'SOE erano abbastanza piccole, delle dimensioni e della forma di una valigetta o di uno zaino, i quali al proprio interno contenevano solitamente un ricevitore, un trasmettitore e un alimentatore che, in base al paese nel quale si trovavano gli agenti, potevano funzionare a corrente alternata o a corrente continua tramite una batteria. Bastava questo equipaggiamento e un libro di codici per far sì che l'operatore radio potesse inviare il messaggio in codice Morse.
ma era un lavoro pericoloso. L'aspettativa di vita di un agente dell'SOI in Francia era di sole 6 settimane. Se si veniva scoperti con una radiotrasmittente, le conseguenze erano molto semplici. Se l'agente veniva catturato vivo, lo torturavano finché non rivelava più informazioni possibili e alla fine lo fucilavano. Con l'avanzare della guerra, il ruolo degli agenti dell'SOI divenne fondamentale ma molto rischioso e si cominciò a pensare che degli agenti donna avessero più possibilità di eseguire missioni dietro le linee nemiche senza venire scoperte. Una delle 60 agenti donna dell'SOI era una 22enne di nome Yvonne Baisden, nome in codice Odette. Yvonne venne addestrata per 2 mesi a Bioli e il 18 marzo del 1944 fu paracadutata in Francia. La sua missione consisteva nell'assistere la resistenza francese a Tolosa nel periodo precedente allo sbarco in Normandia. Uno dei suoi compiti era quello di lavorare come operatore radio per la resistenza. L'operatore radio in comunicazione con Londra poteva autorizzare l'aviotrasporto di forniture e di ulteriori agenti. Era un ruolo fondamentale. Ma i tedeschi perfezionarono un metodo ingegnoso per rilevare agenti nemici che usavano radiotrasmettitori alimentati dalla rete elettrica. Staccavano la corrente alla città, isolato dopo isolato, finché la trasmissione radio non si interrompeva e scoprivano in quale zona si trovava l'operatore. Allora, gli agenti cominciarono a usare un alimentatore che funzionasse anche a batteria, tramite un interruttore. In questo modo, i tedeschi potevano anche staccare la corrente, ma gli operatori non venivano individuati. In Francia, Yvonne insegnò anche ai combattenti della resistenza come piazzare le cariche esplosive. Usando messaggi radio codificati, organizzò lanci di armi tramite paracadute. Il 16 luglio del 1944, un lancio giunto a buon fine fornì oltre 400 tonnellate di armamenti. Il lancio di una tale quantità di armamenti fu la prova del ruolo di Yvonne come operatore radio. Ma il giorno dopo avvenne l'irreparabile. Mentre Yvonne e la resistenza festeggiavano la riuscita della missione, l'edificio venne circondato da soldati tedeschi. Alcuni membri della resistenza furono fucilati e altri catturati. Yvonne venne torturata, ma riuscì a mantenere segreta la sua identità. Il comandante in capo delle forze alleate, Eisenhower, rese poi omaggio a coloro che in Francia avevano combattuto l'occupazione tedesca. Dopo la guerra, Eisenhower sostenne che la resistenza francese contribuì ad abbreviare il conflitto di 9 mesi. Il lavoro dei vari gruppi, prima del D-Day, nell'ostacolare in vari modi i soldati tedeschi e ritardare il loro invio in Normandia, fece sì che i militari alleati avessero un punto d'appoggio in Francia e ciò contribuì a salvare molte vite. Yvonne Baisden sopravvisse alla guerra e fu onorata dal governo britannico e da quello francese per il suo coraggio. Mentre Yvonne lavorava sotto copertura in Francia, una spia a Londra trasmetteva messaggi radio urgenti ai servizi segreti tedeschi dal cuore del governo britannico. Ma non era come poteva sembrare. Nella primavera del 1944, i tedeschi sapevano che le truppe inglesi, americane, canadesi e francesi si stavano riunendo nel sud dell'Inghilterra. Un'invasione dell'Europa era chiaramente imminente. Quindi il vero problema era scoprire quando l'invasione avrebbe avuto luogo e soprattutto dove, perché il fatto che gli alleati stessero arrivando non era un gran segreto. Venne quindi messo in atto un piano per ingannare i tedeschi e indurli a credere che l'invasione non sarebbe avvenuta in Normandia, ma più a est. Il piano fu battezzato Operazione Fortitude. La parte determinante dell'operazione Fortitude consisteva nel persuadere i tedeschi che l'invasione dell'Europa sarebbe avvenuta attraverso il passo di Calais. Fu una strategia intelligente perché il passo di Calais era già stato considerato come una potenziale zona di sbarco. In uno dei più bizzarri colpi di scena della Seconda Guerra Mondiale, l'intelligence britannica diede a un ex allevatore di polli un ruolo di primaria importanza nell'operazione Fortitude. Suo nome era Juan Pujol
un catalano che vedeva i nazisti come i distruttori dell'Europa. Per ingannare i tedeschi, inventò una rete di agenti fittizi sparsi per la Gran Bretagna, sostenendo che gli fornivano preziose informazioni. Dal tetto del quartier generale dell'MI5 a St. James Street, Pujol trasmetteva i loro finti rapporti utilizzando una radiospia tedesca. Grazie ai suoi risultati, i tedeschi si fidavano di Juan Pujol e giunsero così alla conclusione che si trattava dell'agente che possedeva le informazioni migliori. Quindi i tedeschi non soltanto arrivarono a credere in Pujol, ma vi facevano affidamento. Ben Nock possiede una radio simile a quella utilizzata da Pujol. Una delle radiospie tedesche appartenenti alla mia collezione ha stranamente tutti i controlli in lingua inglese. L'unica cosa che mi viene da pensare è che così, se qualcuno avesse voluto ficcare il naso, avrebbe lasciato perdere, dopo aver aperto la valigia e visto i comandi in inglese. Ma lo sbarco in Normandia rappresentò un problema. Per settimane Pujol aveva ripetuto all'intelligence tedesca che gli alleati non erano pronti per un'invasione a giugno. Ma il giorno dello sbarco le sue informazioni si sarebbero dimostrate sbagliate e quindi non affidabili. Così, all'ultimo minuto, fu deciso che Pujol avrebbe allertato i tedeschi. Alle 3 del mattino del 6 giugno, Pujol trasmise un messaggio in codice. 3 giorni fa... Cibo in scatola e sacchetti per il vomito sono stati distribuiti alle truppe della 3ª Divisione Canadese. Quando la divisione ha lasciato il campo, il suo posto è stato occupato dagli americani. Poteva significare una sola cosa per i tedeschi: un'invasione. I sacchetti per il vomito furono una trovata furba, perché suggerivano un viaggio in mare. Ma Pujol aggiunse anche nel suo messaggio che l'attacco era una trappola per far spostare le nostre riserve. La vera invasione sarebbe avvenuta altrove. La trappola venne messa in atto in questo modo. Pujol disse che si trattava di un diversivo e che il vero attacco avrebbe avuto luogo un paio di settimane dopo, al passo di Calais. Esistono prove concrete del fatto che l'inganno funzionò. Le tattiche tedesche, infatti, cambiarono prima dello sbarco. Fu così che la Panzerdivision delle SS, che aveva già cominciato a muoversi verso le spiagge della Normandia, venne bloccata durante il cammino e le fu dato l'ordine di tornare sul confine franco-belga in previsione del vero attacco, che ovviamente sarebbe avvenuto al passo di Calais. I tedeschi non sospettarono mai che Pujol facesse il doppio gioco. E il 29 luglio del 1944 ricevette un messaggio sorprendente dall'intelligence tedesca. Hitler gli assegnava la Croce di Ferro per il suo coraggioso lavoro. Juan Pujol e la sua radiotrasmittente fecero una differenza significativa nell'esito dell'invasione in Europa. Non si può minimizzare l'importanza che Juan Pujol ha avuto per il buon esito dello sbarco in Normandia e di conseguenza per la Seconda Guerra Mondiale. Ha certamente salvato decine di migliaia di vite. E mentre Pujol metteva in atto il suo piano, a 50 km da Londra, una macchina da combattimento diversa da qualsiasi altra lavorava sodo per decifrare gli ordini dello stesso Hitler. In tempo di guerra, il flusso di informazioni radio è costante e vitale. Può significare la differenza tra vittoria e sconfitta. E il flusso deve essere protetto. I messaggi venivano inviati in codice per garantire totale segretezza. Ma i codici potevano essere decifrati se si disponeva di una macchina all'avanguardia. La creazione di codici e la decrittazione vanno di pari passo. Si creano codici per cifrare i propri messaggi, ma se si vuole scoprire cosa ha in mente il nemico, bisogna decifrarli. Negli anni 30, i tedeschi svilupparono una macchina crittografica che credevano potesse produrre messaggi impossibili da decodificare. Questa è Enigma, la più famosa macchina cifrante al mondo. E per una buona ragione. Era un dispositivo ingegnoso. Il pannello degli spinotti e il posizionamento dei rotori furono progettati dai tedeschi per produrre 150 milioni di milioni di milioni di combinazioni possibili. Ogni 90 giorni i tedeschi spedivano protetti da scorta armata una lista di chiavi.
la quale stabiliva quali rotori utilizzare, in quale ordine usarli, come regolare la posizione iniziale degli anelli dei rotori sulla tripletta di lettere o numeri e quale sarebbe stata la configurazione del pannello. Ma la macchina in sé non inviava il messaggio. Lo crittografava o decodificava e poi veniva inviato attraverso la radio. I tedeschi sapevano di essere intercettati, ma non credevano che si potesse decrittare Enigma. Al culmine della Seconda Guerra Mondiale vennero usate circa 20.000 macchine Enigma dall'esercito e dalla marina tedesca. Erano abbastanza semplici da usare. Proviamo a fare finta che sia il 7 dicembre del 1944 e che le impostazioni di oggi siano 26, 4 e 1. Vogliamo mandare un breve messaggio da Berlino a Stoccarda e Berlino codifica il messaggio. Mentre l'operatore di Berlino digita la parola hello, Enigma codifica le lettere producendo F, W, C, Z, R. Poi lo inviamo via radio. E i tedeschi sanno che verrà intercettato, ma non se ne preoccupano perché pensano che non si possa decrittare Enigma. L'operatore di Stoccarda riceve il messaggio e usando una macchina Enigma impostata sulla stessa tripletta, 26, 4 e 1, digita F, W, Z, C, R, ottenendo il messaggio originale precriptato. Hello. Ma a dispetto delle convinzioni dei tedeschi, Enigma era vulnerabile. Due matematici britannici, Alan Turing e Gordon Welchman, costruirono al British Center for Code Breakers di Bletchley Park, a nord di Londra, una macchina elettromeccanica nota come la bomba, per decifrare i codici di Enigma. Nel giugno del 40, gli inglesi furono in grado di leggere segnali navali tedeschi di vitale importanza. Ma mentre gli inglesi decodificavano Enigma, i tedeschi svilupparono un'altra macchina cifrante ancora più sofisticata. Una macchina che lo stesso Hitler avrebbe usato per comunicare con i suoi comandanti in battaglia e che faceva sembrare Enigma un giocattolo per bambini. Enigma era efficiente, ma aveva i suoi limiti. Poteva essere usata solo per inviare messaggi brevi. L'alto comando tedesco aveva bisogno di inviare rapporti da e verso Hitler. E si trattava di resoconti di grandi dimensioni, composti da oltre 100 caratteri. È stato appurato che uno di questi messaggi fu addirittura scritto con più di 60.000 caratteri e non era possibile inviarlo tramite codice Morse. Era necessario un altro mezzo. Nel 1941 la compagnia tedesca Lorenz progettò una macchina cifrante che fungeva da telescrivente per comunicazioni criptate, la Lorenz SZ-42. Con la cifratrice Lorenz le comunicazioni erano più rapide e protette da una cifratura assai complessa, molto più complessa di quella di Enigma. E si potevano inviare messaggi composti da molti caratteri. Decifrando tali comunicazioni era possibile scoprire ciò che Hitler in persona stava pianificando. Gli inglesi non sapevano dell'esistenza della cifratrice Lorenz. Poi, nell'estate del 1941, una stazione di intercettazione a Londra captò delle trasmissioni radio provenienti dall'Europa. I dati giungevano da una telescrivente tedesca ad alta velocità e portavano una grossa sorpresa. Gli inglesi collegarono l'apparecchiatura radio alle telescriventi e così furono in grado di leggere il messaggio con testo in chiaro. Ma poco tempo dopo si attivò la modalità criptata e allora gli operatori si resero conto che doveva esistere una nuova macchina che i tedeschi avevano sviluppato per cifrare il traffico delle telescriventi. Ma gli inglesi non avevano la minima idea di come fosse fatta, né tantomeno l'identità di chi l'avesse costruita. I tedeschi credevano che la loro complessa macchina cifrante non potesse venire violata. Magari la Lorenz non aveva punti deboli, ma i suoi operatori certamente sì. Il 30 agosto del 1941, un operatore tedesco ad Atene inviò un messaggio di 4.000 caratteri a un collega che si trovava a Salisburgo. Per due volte, senza cambiare le impostazioni dei 12 rotori della cifratrice. Gli inglesi erano in ascolto.
Per i crittografi di Bletchley Park, quei due messaggi furono una miniera d'oro. Vennero decodificati con successo. Ma per decifrare altre comunicazioni, gli inglesi dovevano prima scoprire come funzionava la macchina tedesca. Così i messaggi di Atene furono dati a un matematico britannico di 24 anni, di nome Bill Tutt. Bill Tutt ridusse il flusso di caratteri a semplici configurazioni binarie e iniziò a intravedere gli schemi ricorrenti dati dai rotori che giravano. In 3 mesi di lavoro, Tutt riuscì a elaborare l'architettura completa della cifratrice Lorenz SZ-42. Ma nonostante ciò, gli inglesi non avevano ancora idea di che macchina fosse. I crittografi che lavoravano a Bletchley Park erano il gruppo più eclettico di persone che la Gran Bretagna avesse mai riunito. Erano menti brillanti che lavoravano con una capacità di innovazione e di risoluzione dei problemi da togliere davvero il fiato. Tale raggruppamento di cervelli eccezionali non aveva eguali nella storia. Il lavoro a Bletchley Park era molto impegnativo. Un singolo messaggio poteva richiedere fino a 6 settimane per essere decodificato a mano. Ma nel gennaio del 1944, il futuro arrivò a Bletchley. Il primo elaboratore elettronico programmabile al mondo, il Colossus. Il Colossus fu costruito principalmente per effettuare indagini statistiche sui flussi di dati e ricavare la posizione di partenza dei 12 rotori della cifratrice Lorenz, che l'operatore impostava sulla macchina quando inviava il messaggio. Il messaggio cifrato veniva inserito nel Colossus e le 2500 valvole dell'elaboratore si mettevano al lavoro per trovare le impostazioni dei rotori della cifratrice Lorenz. Questa è una replica perfettamente funzionante del Colossus di Bletchley Park, costruita secondo i piani del suo brillante progettatore, Tommy Flowers. Il Colossus originario fu costruito da Flowers e dalla sua squadra in soli 10 mesi. Il lavoro di decodifica che prima veniva svolto a mano in 6 settimane, ora era pronto in 4 ore. Talvolta gli inglesi leggevano i messaggi inviati da Hitler ancora prima dei suoi generali. Il segreto del Colossus erano 2500 valvole termoioniche. Erano le valvole, ossia il cuore della macchina, a eseguire tutti i calcoli. Bisognava elaborare i dati a velocità elevate e l'unico modo per farlo era usare l'elettronica, che a quei tempi era sinonimo di valvole. Per la fine della guerra, Bletchley Park disponeva di 10 Colossus. Si stima che 63 milioni di caratteri di comunicazioni tedesche furono decifrati fino al maggio del 1945. Ma il Colossus rimase un segreto fino alla metà degli anni 70. Questa replica dell'elaboratore è in parte un tributo alle donne e agli uomini che utilizzavano l'innovativo computer, molti dei quali morirono prima che il loro importante contributo allo sforzo bellico venisse riconosciuto. Dall'altra parte del mondo, mentre gli Stati Uniti combattevano i giapponesi nel Pacifico, si svolgeva un'altra battaglia di decrittazione che combinava la tecnologia moderna con un linguaggio antico. Nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale tra il 41 e il 45, l'esercito americano fece di tutto per mantenere segrete le comunicazioni. Gli operatori radio disponevano dell'attrezzatura più all'avanguardia, ma alcune unità possedevano anche un'arma segreta all'interno delle loro stesse file. Mentre gli americani combattevano attraverso il Pacifico verso il Giappone, scoprirono che il proprio nemico era abile sia in battaglia sia in crittografia. I giapponesi riuscivano infatti a violare i codici inglesi con estrema facilità. Ma cosa sarebbe successo se i codici non fossero stati trasmessi in inglese americano, ma nella lingua indigena degli Stati Uniti? La lingua dei nativi. La ragione per cui le lingue dei nativi si adattavano alle comunicazioni segrete stava nel fatto che erano sconosciute. Soltanto determinate tribù capivano quella particolare lingua. E talvolta anche all'interno dello stesso idioma c'erano diversi dialetti.
Tra tutte le lingue native americane, il Navajo è una delle più difficili da comprendere. Così nel 1942 il Corpo dei Marine degli Stati Uniti assunse 29 reclute Navajo perché lavorassero con le apparecchiature dell'esercito. Se il Navajo non si ascolta da bambini, non si impara a parlarlo. In base alle diverse inflessioni di intonazione, il significato delle parole cambia completamente e in inglese non c'è una forma corrispondente. I Marine scelsero il Navajo perché sapevano che nessuno l'avrebbe mai imparato. George Nez fu tra i primi Navajo ad arruolarsi. Mi arruolai perché volevo proteggere la nostra nazione. Ci furono moltissimi Navajo che si unirono al Corpo dei Marine. Io facevo parte di un gruppo chiamato The First Original 29. Erano i leggendari codificatori. Gli operatori Navajo usavano apparecchiature radio standard per comunicare, ma fecero in modo di rendere i propri messaggi ancora più difficili da decifrare. Tradurre le parole dall'inglese al Navajo non era abbastanza. Così svilupparono una serie di parole in codice corrispondenti ai mezzi e alle armi da combattimento. Nella lingua Navajo, un bombardiere era un avvoltoio, le bombe erano uova e le granate erano patate per via della loro forma e dimensione. I cacciatorpedinieri erano squali e le corazzate venivano chiamate balene, mentre le tartarughe rappresentavano i carri armati, perché erano lenti, verdi e avevano un guscio duro. Riuscire a imparare i nostri codici era molto facile. Dopodiché, un operatore avviava la radio e un secondo operatore usava il microfono per inviare il messaggio. Il primo messaggio che dovetti mandare sul campo di battaglia era composto da questa frase: «Nidi di mitragliatrici giapponesi sul vostro fianco destro, eliminateli!» Ma in codice Navajo dissi: I codificatori Navajo si dimostrarono veloci e precisi anche durante una delle più sanguinose battaglie della Guerra del Pacifico. Alla battaglia di Iwo Jima erano presenti 6 codificatori Navajo che nel corso di 48 ore inviarono 600 messaggi in codice senza commettere un solo errore, cosa che non sempre avveniva usando le macchine cifranti, che richiedevano anche più tempo. Bisognava cifrare il messaggio, spedirlo in codice Morse via radio e i destinatari dovevano prima scriverlo e poi farlo decodificare dalla loro macchina, un processo lungo. Per i giapponesi fu impossibile decodificare i messaggi dei nativi americani e fecero ricorso a misure disperate. A quel punto i giapponesi decisero di catturare un Navajo per costringerlo a tradurre. Per questa ragione furono assegnati a molti dei codificatori Navajo delle guardie del corpo personali, ma nessuno venne mai imprigionato e il codice rimase al sicuro. La guerra del Pacifico si concluse nel settembre del 45. Ma i festeggiamenti furono di breve durata. Nel giro di un anno, il sospetto e l'ostilità tra l'Unione Sovietica e l'Occidente si trasformarono in un nuovo conflitto mondiale, la Guerra Fredda. Ingenti somme vennero spese da entrambe le parti per armi sempre più tecnologiche e anche per mezzi ideati per rubare i segreti di tali armi. Il processo di raccolta delle informazioni era un aspetto fondamentale del conflitto. Al fine di evitare una guerra vera e propria, i servizi segreti dovevano prima accertarsi che le truppe nemiche non si fossero già schierate in posizione, in attesa di attaccare senza preavviso. Dai primi anni 50, la base della Marina Britannica a Portland, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, era stata un centro importante per la ricerca sulla guerra sottomarina. Era quindi di grande interesse per i sovietici, che possedevano una flotta subacquea ormai antiquata. I sovietici sapevano che la tecnologia anglo-americana era all'avanguardia, quindi erano ansiosi di rubare i loro segreti e monitorare gli eventuali sviluppi nell'ambito della guerra sottomarina. I sovietici erano interessati soprattutto a un sonar sottomarino britannico chiamato Type 2001.
Harry Houghton non solo era un funzionario britannico, ma anche una spia russa. Nel 1956, insieme all'amante Ethel G., che come lui lavorava alla base di Portland, iniziò a rubare importantissimi segreti della Marina. G. raccoglieva i documenti a cui aveva accesso, tra i quali c'era il registro nello studio di progettazione. E successivamente li consegnava a Harry Houghton, che li fotografava su una pellicola da 35 mm. Poi ogni mese, di solito al primo sabato, Houghton, talvolta accompagnato dall'amante Ethel G., si recava a Londra. Lì incontravano una spia sovietica di nome Gordon Lonsdale, che inviava le informazioni al collegamento finale nell'anello di spionaggio. Una coppia americana composta da Helen e Peter Kroger, che viveva in una casa modesta nel sobborgo di Ruislip, nella zona ovest di Londra, e che aveva una storia di copertura perfetta. I vicini non sospettavano nulla e pensavano che fossero a tutti gli effetti una coppia non sposata che gestiva un'attività di libri usati da un ufficio dello Strand di Londra. Questo anello di spionaggio sovietico nel cuore della Gran Bretagna disponeva delle ultime tecnologie di intelligence per ottenere le informazioni segrete e portarle a Mosca. Il metodo più affidabile era trasformare le fotografie in minuscole immagini, note come microdot. Probabilmente la fotocamera più famosa usata per la produzione di microdot era la Minox. Possedeva una buona lente e soprattutto dal punto di vista dei microdot produceva un negativo di soli 8 mm per 11. La macchina impiegava un sistema ottico abbastanza complesso, che riduceva le immagini di un centinaio di volte o anche di più rispetto alla dimensione originale. Erano minuscole, avevano letteralmente la grandezza di un punto tipografico. Il pezzo di pellicola che costituiva il microdot e che conteneva informazioni di vitale importanza veniva poi fissato a una lettera o all'interno di un libro e quindi diventava praticamente invisibile per tutti coloro che non sapevano dove cercare. Spesso i microdot venivano nascosti sotto un francobollo all'esterno di una busta o all'interno di una lettera che era stata scritta o battuta a macchina. In tal caso era probabile che venisse posizionato direttamente su un punto e a meno che non si sapesse dove cercare, era quasi impossibile trovarlo. Attraverso un complesso sistema di ottiche, l'immagine veniva poi riportata a una dimensione in cui le informazioni potessero venire trascritte o riprodotte su un'altra fotografia. Nel 60 il servizio di sicurezza britannico MI5 cominciò a sospettare di Harry Houghton. Sembrava possedere più denaro di quanto dovesse averne un funzionario pubblico. La sorveglianza che l'MI5 impose su Houghton condusse a Gordon Lonsdale e poi ai Kroger a Ruislip. Il 7 gennaio del 1961 l'intero anello di spionaggio fu arrestato dagli investigatori della Special Branch. Durante la perquisizione della casa dei Kroger ne scoprirono piano piano i segreti. Una radio per inviare messaggi in Russia. Una camera oscura dove venivano realizzati i microdot e telecamere e apparecchiature spia nascoste negli oggetti di uso quotidiano. Tutte le spie di Portland furono arrestate per tradimento. Ma era troppo tardi. I sovietici avevano ottenuto ciò che cercavano. Le informazioni riguardanti il sonar britannico, il Type 2001. Nel 67 fu varato il primo sottomarino a propulsione nucleare sovietico, che possedeva un particolare sistema sonar che era quasi identico al Type 2001. In sostanza, i sovietici riuscirono a risparmiarsi un bel po' di fatica e usarono la tecnologia inglese per ricreare di fatto il loro sonar tipo 2001. Ma l'Occidente ottenne la sua vendetta grazie a una missione volta a rubare i segreti della Guerra Fredda, proprio sotto gli occhi dei russi. Questo è uno dei centri di immersione più importanti al mondo, situato a Fort William, in Scozia. Qui utilizzano la tecnologia subacquea introdotta nella Guerra Fredda. Macchine versatili come queste venivano un tempo usate durante le operazioni sotto copertura per rubare i segreti nemici. Una di queste missioni top secret divenne leggendaria per il proprio valore
e la sua audacia. Permise agli Stati Uniti di ascoltare le conversazioni segrete dell'Unione Sovietica a pochi chilometri dalla costa russa. All'inizio degli anni 70, gli Stati Uniti sospettarono che un importante cavo di comunicazione giacesse sul fondo del mare di Okhotsk, tra la base sottomarina sovietica di Petropavlovsk e la terraferma russa, fino ad arrivare a Mosca. Tenendo in qualche modo sotto controllo il cavo, gli Stati Uniti potevano intercettare informazioni sulla tecnologia sottomarina e missilistica sovietica. Ma come si poteva trovare un unico cavo in oltre 1 milione di chilometri quadrati di acqua? Uno degli ufficiali più esperti della Marina Militare degli Stati Uniti, il capitano James F. Bradley Jr., ebbe un'idea. Stava trascorrendo il weekend in barca con il figlio e notò un cartello su cui era scritto «Non ancorare qui, cavi sottomarini». Spiegò al figlio che i cartelli servivano ad evitare di agganciare i cavi. Anche i sovietici dovevano avere dei cavi sul fondo marino, quindi anche loro probabilmente avevano cartelli che segnalavano la presenza di cavi. Allora Bradley si domandò, se riuscissimo a trovare dei cavi in corrispondenza di qualche cartello, che tipo di informazioni segrete potremmo ricavarne? Ma se anche la Marina avesse trovato il cavo, come avrebbe potuto piazzare una cimice a 200 metri di profondità? Ma una nuova tecnica chiamata immersione in saturazione risolse il problema. Sulla Terra l'uomo respira circa l'80% di azoto e il 20% di ossigeno. Ma nell'immersione in saturazione parte dell'ossigeno e tutto l'azoto vengono sostituiti con l'elio, che non è tossico. Tramite l'immersione in saturazione, il subacqueo può rimanere sott'acqua a una data profondità per molto più tempo, per giorni o settimane se è necessario, ed eseguire la decompressione una volta, alla fine. Ovviamente il processo sarà più lungo, ma è del tutto sicuro. Si può scendere fino a una profondità di 30, 40, 100, 200 o addirittura 300 metri. E poi si rimane lì, perché il corpo assorbe il gas a quella pressione e diventa saturo fino al punto in cui non può più assimilarne. È possibile stare sott'acqua per tutto il tempo necessario e poi ci si decomprime lentamente, una sola volta. La missione della Marina di mettere sotto controllo il cavo sovietico fu battezzata Operazione Ivy Bells e si decise che il sottomarino USS Halibut avrebbe portato i sommozzatori nell'area target. L'Halibut venne scelto perché nella sua prua aveva un grosso hangar soprannominato la Batcaverna. La Batcaverna non era altro che un grande spazio all'interno del sottomarino, dove furono sistemati un computer UNIVAC e altre attrezzature, e uomini che monitoravano ciò che avveniva in acqua. Alla poppa dell'Halibut era collegata una camera di decompressione, necessaria a preparare i sommozzatori statunitensi alle proprie immersioni. La camera era così grande che la Marina faceva finta che fosse un veicolo di salvataggio sottomarino. La infrastruttura richiesta dalla camera e la ricerca, la preparazione e la formazione, insomma tutti i costi, furono l'equivalente dell'andare sulla Luna per la prima volta. Nell'ottobre del 1971 lo USS Halibut arrivò nel mare di Okhotsk e iniziò a perlustrare la costa a profondità periscopica nella speranza di avvistare qualche cartello che segnalasse la presenza di cavi sottomarini. Dopo una settimana ne avvistarono uno. Per trovare il cavo nelle acque torbide, l'Halibut inviò dalla sua Batcaverna un veicolo sottomarino a comando remoto, noto come ROV, e soprannominato The Fish, il pesce. Il centro immersioni di Fort William possiede una versione moderna della ROV dell'Halibut. Questo veicolo sottomarino è l'ROV Fly Falcon, probabilmente molto simile al The Fish usato durante l'operazione Ivy Bells. In questo caso la versione che vedete possiede 5 propulsori, 4 orizzontali e uno verticale, tutti elettrici, una singola telecamera, che può essere a colori oppure in bianco e nero per condizioni di luce scarsa, a seconda della configurazione. E infine, qui ci sono un sonar a scansione meccanica e una pinza idraulica nella parte anteriore.
Questa può essere usata per raccogliere piccoli cavi o barre dal fondale marino. Quando l'Halibut riuscì a individuare il cavo grazie al suo ROV, i sommozzatori entrarono all'interno della camera di decompressione a poppa del sottomarino, dove respirarono la miscela di elio e ossigeno. Dopo alcune ore, furono pronti a unirsi all'ROV nelle acque gelate. I sub e l'equipaggio dell'Halibut erano consapevoli della pericolosità della missione. Si trovavano in acque nemiche che erano costantemente sorvegliate. I sovietici avevano un paio di sottomarini in quelle acque. Si trattava di vecchi modelli a gasolio che non potevano passare tanto tempo sott'acqua, ma erano molto silenziosi e avevano sonar sensibili in attesa di qualunque tipo di suono che qualsiasi cosa avrebbe potuto emettere. Il che significava che sull'Halibut si doveva fare sempre il più assoluto silenzio, non far cadere nessuno strumento sul ponte o un cucchiaio sul tavolo. Si poteva a malapena sussurrare. Quando i sommozzatori localizzarono il cavo, dovettero installare il dispositivo di ascolto. Ma il cavo non poteva essere aperto, così venne collegato ad esso un dispositivo di intercettazione di quasi 5 metri che funzionava a induzione. E stava letteralmente in ascolto. Era noto come la capsula. L'intero scopo della missione, al di là di tutta l'avventura, l'eccitazione e di tutte le ricerche, era ottenere informazioni. Esattamente come un detective entra nella linea telefonica di un malvivente. Il procedimento era lo stesso, perché c'era un passaggio di corrente e i messaggi che si muovevano attraverso il cavo producevano un campo magnetico, quindi il dispositivo collegato era in grado di raccogliere quel campo magnetico e ricavarne le informazioni per poi registrarle. E, che ci si creda o meno, a quel tempo veniva tutto registrato su nastri. Come speravano gli americani, le comunicazioni non erano criptate e contenevano preziose informazioni, compresi i dettagli delle tattiche sovietiche e dei pattugliamenti sottomarini al largo delle coste americane. L'Halibut rimase vicino al cavo per una settimana. Dal punto di vista spionistico, l'operazione Ivy Bells fu un colpo da maestro. Fino agli anni Ottanta, lo USS Halibut e altri sottomarini tornarono nei pressi di quel cavo due volte l'anno per prendere le registrazioni. Gli americani ascoltarono i messaggi sovietici per oltre un decennio. E si sostiene che fu proprio un'informazione intercettata a contribuire alla fine della Guerra Fredda. Dopo aver ascoltato le registrazioni, capimmo che un particolare messaggio aveva un significato enorme. Quando il presidente Reagan si trovava a Reykjavik, al vertice con Gorbaciov, Reagan possedeva informazioni che Gorbaciov non aveva e che riguardavano un complotto per assassinare Gorbaciov. Così Reagan gli riferì che lo volevano morto e a quel punto Gorbaciov fu in grado di stroncare sul nascere il complotto dei suoi assassini. Ecco uno dei motivi per i quali Reagan piaceva a Gorbaciov così tanto. I dispositivi rivoluzionari usati dalle spie e dagli agenti segreti nel corso degli anni possedevano chiavi e valvole, manopole e antenne, obiettivi e microfilm. E dimostrarono che le macchine da combattimento non dovevano per forza avere una grande potenza di fuoco o una pesante corazza per avere la meglio.